Servizio. Buonasera Ministro Brunetta. Buonasera. Fatemi però spiegare una cosa per cortesia, perché la gente non capisce. Sì, non abbiamo ancora chiesto niente. Bene, fatemi spiegare. Sì. Il 60% degli italiani mi ama. È vero. Che fa? Sono contento. E per questo va tutto bene, l'ottimismo che caratterizza probabilmente questo governo. È il momento ottimo, un'economia è forte. Ministro, c'è una crisi economica gravissima. Bene, è giusto. Ma chiudono le banche, ministro. Siete indietro, si fa pulizia. Vabbè, però. Se è nella giungla, il forte mangia il debole. Capito, ma al momento probabilmente ci saranno delle famiglie che non avranno più la casa. Bene. No, gente sull'astrico, bene. No. Morti? Probabilmente sì. Bene. Le persone che soffrono. Guardate, io lavoro 28 ore al giorno. Sono 24. 24. 20. Se dico 24 la gente non capisce. Ma come non devi capire? 24. Non ho capito. Ma chi ha capito? 24. E c'è gente che soffre, la gente che soffre ci sarà sempre. Non fatemi fare Gesù. Già sono padre Pio. No, guardi, ministro. Perché ride? Non fa neanche ridere. Per sdrammatizzare, una battuta. Il suo provvedimento sui tornelli ha avuto molto successo. Sì. Bene, ho risolto il problema dell'assenteismo nell'amministrazione pubblica. No, guardi, ha solo messo dei tornelli in un ufficio della pubblica amministrazione. Era il più vicino e da qualche parte dovevo pure iniziare. Però pare che ci fossero bene. Già. Qualcuno dice che c'erano già i tornelli. Probabilmente c'erano già, ma nessuno l'aveva detto. E quindi... Sono arrivato io, ho detto ci sono i tornelli, poi l'ho ridetto. Ci sono i ritornelli, dove mi do, mi ridò fa. Fa le battutacce, ma per mettere i tornelli in tutti gli uffici pubblici, dove li prende i soldi? Per mettere i tornelli in uffici pubblici, dove sono già, annoiato. Capito, però, basta, sono stufo. Però è una domanda. Bisogna pronunciare una parola e si risolve tutto. Una parola risolve tutto. Provi. Evasione fiscale. È brutta, combattiamola. È già risolto, abbiamo già rincassato 500 milioni di euro. Recuperato, bene. Fame nel mondo? Brutta, non ci deve essere. È risolto. Non c'è più fame. Così, andiamo basta. La gente probabilmente bisognerà investire dei soldi. Lei è sempre così, non capisce. I pubblici fanno loro. I musei spregoni. Bene. I medici? Avidelli. I tassisti? Pigri. Gli insegnanti? Obesi. I parlamentari? Colleghi, gli omosessuali, froci. No, no, non si può dire così. Offende la gente, scusa. Probabilmente è vero, ma se dico gay la gente non capisce. Ma chi gay, non ho capito. Froci, bene. Ma sì, va bene, una cosa concreta che può fare, i precari. Precari. Bene, spiego, vado alla lavagna. Attento! Ministro, vado alla lavagna, spiego qui. Non la vediamo più. Ecco, quanti erano i precari? 15 non miliardi. Si vede niente, 15 ministro. Miliardi, meno. No, ma a parte erano meno, non 15 miliardi. Quanti erano? Ma meno, qualche centinaio. Vedo, l'ho detto, sono già diminuiti. Basta, risolto, fatto. Scusi, risalgo la scaletta, vedete? Ecco. Ministro. Bene, l'ho detto. Ho già risolto il problema dei precari. A volte si è visto molto. Il problema però, dei precari, cosa intende fare? Sono stufo. Ministro. Bene, si è visto? No, non si è visto niente. Non si è visto? No.